Rotatoria definitiva di Piazza San Rocco, via libera al progetto esecutivo. Il comune di Como è pronto per indire la gara per affidare l'appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo rondò. Dopo oltre un anno di prove, l'opera viabilistica diventerà definitiva. In questo senso, la decisione dell'amministrazione cittadina è nota ormai, ma quel che resta ancora da capire sono i tempi di attesa, ossia quando gli automobilisti comaschi vedranno il rondò realizzato. La spesa complessiva per l'intervento è di 385.000 euro, come già previsto nel piano triennale degli investimenti per infrastrutture stradali. Ora il settore appalti e contratti di Palazzo Cernezzi dovrà indire la gara di affidamento dell'appalto dopo la consultazione di almeno 5 operatori economici, selezionando l'offerta migliore. Tempi rapidi quindi per l'avvio del cantiere. La base d'asta per i lavori è fissata a 301.000 euro soltanto per le opere. L'intervento viabilistico atteso da tempo dai cittadini e soprattutto da residenti della zona. L'inserimento della rotatoria consente infatti tutte le manovre, compresa l'inversione di marcia per i veicoli che scendono da Via Napoleona.